Sul circuito toscano del Mugello si è corsa la quinta tappa della Coppa Italia Velocità 2011. Le due categorie, 2 e 4 tempi, hanno festeggiato i rispettivi campioni con una gara di anticipo. Il 16enne romagnolo Michael Ruben Rinaldi si è imposto all'ultimo metro di una gara emozionante e incerta fino alla fine. Il portacolori della squadra supportata dalla FMI ha dato vita ad una splendida battaglia a quattro, con il compagno di squadra Manuel Pagliani, con Alex Calgaro e Francesco Tramarin, vinta dallo stesso Rinaldi con un solo centesimo di vantaggio su Calgaro e due decimi su Pagliani. Per il Team Italia è il ritorno al titolo nazionale dopo 5 anni. L'ultima corona tricolore, per la struttura ideata dalla FMI, l'aveva vinta nel 2006 Massimo Roccoli nella categoria CIV Super Sport. In tasca da con il quarto tempo, ora si va verso la staccata, attenzione, Lamberti prova su Bellinano, attenzione all'assalto nato, ma stacca per... Come da pronostico, a vincere la categoria a quattro tempi è stato il dominatore della stagione Luca Oppedisano. Il 21enne genovese della Kawasaki è scattato forte dalla pole position ed ha provato ad andare in fuga sin dalla prima curva. A resistergli nelle prime tornate è stato il campano Guido Lamberti, che però a metà gara ha dovuto arrendersi al ritmo insostenibile tenuto da Oppedisano. Alla fine Luca ha fatto sua la vittoria con oltre 7 secondi di vantaggio su Lamberti e 9 sul pugliese Alessandro Nocco, conquistando il titolo della Coppa Italia per il secondo anno consecutivo. Per un problema tecnico, questo naturalmente si pone a sfavore della sua classifica, era pari con Mazzola. Autore anche del giro veloce di gara in 2:10 e 793. Quindi... Partivo terzo, ho fatto una bella partenza, la prima curva ero terzo, poi c'è stata una battaglia molto combattuta con Rinaldi e Calgaro e siccome è la prima volta che vedo la pista, diciamo... sono contento del risultato. Già dalle qualifiche non pensavo di riuscire a stare con il passo di Oppedisano. All'inizio della gara ho visto che ci potevo stare, però mi dispiace perché dopo 5 giri ho avuto un problema alla gomma posteriore. Ci proverò per la prossima gara. Ma non sono partito troppo bene, ci ho messo 3-4 giri a prendere il ritmo della gara, giravo un po' con tempi alti, aspettavo un attimo di vedere come si metteva la gara, poi quando ho deciso ho fatto 2 giri un po' più veloci, ho visto che sono riuscito a staccarmi, ho tenuto un ritmo tranquillo tutta la gara, tanto ho visto che avevo margine. Già ho fatto una bella partenza e ho lottato con Nocco della Kawasaki e con Calgaro e alla fine sono arrivato davanti a Calgaro e ho fatto primo. Sono molto contento perché abbiamo vinto il campionato, una gara d'anticipo
E niente, voglio ringraziare tutta la squadra che mi ha dato una mano assurda e anche esso che mi dà dei consigli giustissimi. 2011 per le moto a due tempi a Michael Ruben Rinaldi.